destra, per favore. Prima che il presidente cominci, vi dico che io ho fatto altre cose per vari motivi, però io mi sento sempre un uomo del mattone, ho la malattia del mattone e non riesco a stare senza. Ho sempre una qualche casa in costruzione. Andando avanti da una parte o dall'altra, credo di averne costruito una quarantina. Tutte le cose che lei ha accennato sono state inserite nel nostro programma. Bisogna, per quanto riguarda per esempio il codice degli appalti, abolirlo, farne un altro. Vedrete voi se vale la pena. Lo possiamo studiare insieme, se vale la pena di inserire per esempio nel nuovo codice le normative europee che sono molto meglio di quelle italiane. Ci spera ancora in Strasburgo? Grazie signori, andiamo, grazie. Se ne frego. Se ne frega. Io sono qui soltanto a darvi buone notizie. In cambio mi dovrete dare delle buone notizie voi. Quali sono le buone notizie che vengono da voi? Da qui alla fine della campagna elettorale ciascuno di voi deve diventare un missionario di libertà, mettendo sotto tutti i vostri dipendenti, tutti i vostri clienti, tutti i vostri familiari, le vostre mogli, le vostre amanti. Dovete obbligarli ad andare tutti a votare, e votare questa volta è semplicissimo, basta fare una croce sul simbolo di Forza Italia. Se per caso a qualcuno stesse sulle scatole molto Berlusconi, gli dite anche a lui di fare una croce sul simbolo di Berlusconi, così almeno